E signori, benvenuti nella parte numero 29 di Watch Dogs 2. Dopo punti deboli andiamo alla prossima, che si chiamerà Guerra tra Hacker. Tra lo hacker e i buffer. Non chiamarmi mai più così. Cosa? Non farti prendere un infarto. Se sono Marky Mark, d'ora in poi tu sarai Funky Bunch. Se ti piace così, a me sta bene. Ma vedi di portare subito il culo quassù, sul tetto. Operazione disponibile Automi. È principale o secondaria? È DLC. Ok. Ormai però ci siamo prefissati Guerra Tracker, e Guerra Tracker faremo. Venghi. Ma certo, quella stronza di Lenny. Cittadini del mondo, posso avere la vostra patetica attenzione? Il Dazek è un gruppo di sfigati che vi spamma in newsfeed. Dicono di essere i difensori del libero arbitrio, ma invece... sono solo dei lamer che vogliono essere famosi ad ogni costo. Ma è il momento di finirla. Io sto per dare una bella lezione al per dare. Se credi che non lo faccia, ciao. Che non sei in grado di distruggere il tuo sistema. Beh, ok. Permettimi di presentarmi come si deve. Mi piace la figa. Ecco come potrebbe presentarsi. Bella pixelosa. È solo Kiki. Oh, eliminiamo i gatti. Josh sta forzando la chiave crittografica. Chiudi la bocca! Allora, che si fa? Dichiariamo guerra? Certo, quei troll non possono trascinarci nelle loro fogne. Noi non facciamo marcia indietro. E allora? A che serve scatenare una guerra? Non toglierà il blocco, non cambierà un bel niente. Sono entrati! Affanculo! Ehi, ascoltate. Non permetteremo al Primate di distrarci. Dobbiamo essere più furbi. Allora, il Primate vende esplosi Rodei a chiunque abbia soldi. Sì, governi di merda. Bloom, Noodle, persino i terroristi, cazzo. I Sons of Ragnarok. Sì, quelli di God of War. Certo, i Sons of Ragnarok. Lavorano pure per i Sons of Ragnarok, no? Scopriamo tutto quello che possiamo su quella gente e le loro operazioni. Non facciamo marcia indietro davanti a nessuno. Ehi, Josh, che ti prende? Ora è guerra. Spostati. Manderò i messaggi sui back channel. Avranno dei nemici disposti a darci informazioni. Mettiamoglielo nel culo a ste merde. Donna, è sempre depresso, sempre... Che cazzo di pasticche prende, Josh? Lavora pure su Kiki. Io vado a dire due paroline a Lenny. Sai dov'è? Frequenta spesso quel club a Castro. So dov'è. Aspetta che voglio hackerare quella cosa che è lì dentro, eh. Un attimo. No. La fai pigliare? Oh. Quanto sei stronzo quando ti ci metti, ragazzi. Quanto sei stronzo. Niente, oh. Niente, vabbè, sti cazzi. Non siamo qua per quello. Ci volevo provare, ma in effetti però il quadritore potrebbe entrarci. Mali estremi rimedi. Marcus, hai un secondo? Certo, che ti serve? Chiave di accesso, non so per cosa però. Preso alla Noodle e qualcosa non va. I dati che sta generando sono sbagliati. Vuoi che passi a dare un'occhiata? Sì, se puoi. Lo faccio subito.
Ok, no, operazione disponibile secondaria, quindi va bene. Però non abbiamo bisogno di andare a questa guerra tra hacker adesso. Ah sì, ho dimenticato di dire che in realtà ci sono anche due missioni secondarie, operazioni secondarie da portare a termine, però si fa presto quelle. Un video e via. Non manca tanto alla fine di questo gioco, purtroppo, perché è molto bello. Chi sei tu? Identificati. Nome e cognome, fede calcistica. Ma che tatuaggio è? Sei pronta per il chip? Aspetta, sto pregustando. Ah, ma guarda sto stronzo. Sentiamo un po'. Quanti cagnolini stanno lavorando dietro le quinte per aprire il mio indistruttibile lucchetto? A Cesare è quel che è di Cesare. Ora, che faccio? Te lo chiedo gentilmente? Potresti darmi la chiave e come sono venuto me ne vado? Cosa? È un ransomware, brutto coglione. E che cosa vuoi in cambio? Ah, dovete solo fare uno dei vostri stupidi video del cazzo. Oh, wow! Non credevo che fossi una follower. Ah, volete che i ragazzini vi sbavino dietro? Ma io non ci sto. Cazzo! Oh! Quello che voglio è uno... A caso. Il DedSec non vale 2 secondi, meno che mai 15 minuti dell'attenzione pubblica. Fatelo bello. Con molte lacrime. Tutto qui? Certo. Però. Ah, c'è il chip per sbloccare il telefono. Ma se non lo fate, io inizio a tirar fuori i nomi. Oh, esatto! Nomi, identità. Vi sputtano uno per uno. Stronzo. Merda, a quanto pare non ci lasci molta scelta. Sai che c'è? Peggio per voi. E adesso gira i tacchi e corri subito a girare il video che ti ho chiesto. E se non lo facessi? Che schifo. Ma questa qua poi? Vuole che diffondiamo un video diffamante su di noi. Non ho... Ma non ha senso. Le manderemo un messaggio chiaro. Getteremo merda su di lei invece. Il Ragnarok paga il Primate per caricare malware nei bancomat. E che bancomat sia, gente? Gestiscono tutto dal covo del loro club, il Ronda's Diner. Mando Ghoul a ispezionare il posto. Vada lui quando arrivi laggiù. Chi è Ghoul? Sabato l'operazione Primate e Prime Video. Allora, me l'avete messo però. Vabbè, noi andiamo qua e ordiniamo una macchina a richiesta. Ordinare una macchina, bellissimo. Che facciamo stasera? Poi ordiniamo una macchina, fantastico. A parte non serve perché è qua, quindi buono. Sperando che non ci siano polizie, bande, Ragnarok a seguirci. Questa macchina può anche andare bene. E sareste scappati via di corsa. Ma voi non avete visto le sue tette? Riparla Kurt, che vi ricorda che le opportunità non bussano alla porta, ma la sfondano. Aspetta. Ah no, però sono ancora fuori dalla zona rossa, quindi ci sta. Dica. Come va Retro? I Ragnarok hanno assoldato il Prime. Retro, è vero, mi ero dimenticata sta cosa. Il Ragnarok clonava già le carte di credito ogni tanto, ma niente di grosso. Assoldare il P8 per mettere malware nei bancomat ha triplicato le entrate. Ci scommetto. Il codice copia i dati e li invia al P8. Né l'utente né la banca hanno modo di accorgersene. Ah, ma noi sì. Sì, noi sì. Non ci vuole molto a modificare il codice. Immagina come si incazzeranno i Sons of Ragnarok con Lenny e il Primate se crollano di colpo le loro entrate. Quella è l'idea, ma sarà pericoloso. Meglio che vai, Ghoul. Bene, amico. Auguri. È ora di rovinare questa truffa. Auguri.
distruggi i bancomat. Dovrei distruggerli con la bomba. Ma io ho il quadrirotore e quello attrezzato con le bombe. Bene, ecco i bancomat. Distruggi i bancomat come preferisci. Come preferisci, ma... L'unica soluzione potrebbe essere mandare una banda a loro. Tipo così. Mi succhio il cazzo da solo! Banda contro banda, secondo me si fanno tipo la super guerra. Vediamo come si fa. Godo. Ma perché se ne tornano via? Ricevuto, amico. Ma sono inutili i rinforzi. Sì, poi quelli vanno. Assassino, vai a queste coordinate e risolvi il problema. Gli taglio la strada! Fate la guerra, va. Magari metterci dentro anche un po' di polizia non sarebbe male. Sons of Ragnarok, che brava. Batman, come cazzo si chiama? A sto punto ci mettiamo anche la polizia. Abbiamo identificato un sospetto armato, si dirige verso di voi, chiudo. E chiudiamo proprio il cerchio. Ricevuto. Te sei bello lì. E io quasi quasi faccio questo. E siamo a posto. Ma la polizia resiste a tipo 2 secondi. Squadra, abbiamo segnalazioni di un sospetto terrorista. Invio dettagli in corso. Non io che devo solamente distruggere. Distruggere, vabbè, uccidere. Questi 3 furfantelli qui. Te dov'hai? Ciao. Pulito. Te lo scordi di entrare? Lo scordi di entrare? Sono letteralmente praticamente già entrato. Ho usato 2 verbi insieme, bruttissimi, ma dovevano rendere. Tra l'altro le granate ce le ho. Una. Ok, scenario molto alla... Watch Dogs 1 / Bad Blood, questo, eh. 2. Bellissima sta missione, bellissima. Anche molto alla GTA, se vogliamo precisare. Te. È scattato un allarme, meglio andare a vedere. No. Sì, ricevuto. Vabbè, si fa presto. E ciao, via. Avranno recepito? Posso quasi sentire le migliaia di persone derubate che gridano di... Andate, andate, tranquilli. Non sarà facile spiegare tutto questo ai Sans. Missione completata, ma non è finita qua, ragazzi. Sicuramente non è finita qua. Finché non vedo i follower, non ci credo. Numero bloccato.
rifiuto umano, immensa testa di cazzo! Lenny, hai un talento per gli insulti, vedo. Comunque, non lo faremo quel video. Sai una cosa? Non mi importa, non mi interessa, sono tutte stronzate. Ho ancora il controllo del vostro server. Aia. 27.000 follower, che non sono tantissimi. Chiamata coi ragazzi. Kiki è ancora off, Marcus. Non importa, ormai è finita. Sappiamo dove recuperare la chiave di decrittazione. Ho saputo che il Prime Eat ha un bunker. Un bunker? Ma non sappiamo dove. Lenny ha un RFID impiantato. Si può trovare il bunker così? Aia. Sì. Tutto bene, grazie. Bene. Ora si va da Lenny, basta perdere tempo. Branch, vieni con me. Sì, amico. Nuova operazione disponibile. E appunto, è sempre la solita. Dicevo, finché non vedo i follower, ma i follower li ho visti nonostante tutto. Non abbiamo concluso ciò che dovevamo concludere. Anche perché 16 minuti mi sembrano un po' pochi per queste operazioni principali, che sono belle tozze, sono divise in 3-4 parti, però sono proprio belle. Sto arrivando. La storia non è un granché, ma è mascherata da ottime missioni, quindi direi che un brutto lavoro non è stato fatto alla fine. Io che prendo la macchina sono proprio un coglionazzo, eh. Cosa? Andiamo. Inizia missione. Ecco, dovrebbero scrivere continua missione. Vabbè. Sei sicura di voler continuare così? Vi odio, stronzi. E lo sai perché? Per i video di propaganda, i graffiti, l'antiqualsiasi, le stronzate buoniste. Vi prendete davvero troppo sul serio, teste di cazzo. Ce l'hai con noi, ma devi capire che siamo sulla stessa barca, insieme possiamo... Ehi! Ma che cazzo ti credi che sono? Una specie di rincoglionita? E che razza di idiota si fa beccare in questo modo? Ne vale la pena di provarci. Ok, cazzo. Gna, gna, gna. Vediamo un po' come fai coi server morti, loser. Fortnite. Ah, beh. Va al bunker del Primate. Non è proprio... Altro non è neanche raggiungibile in... con trasporto rapido. Allora aspetta. Auto a richiesta. Sappiamo che il Primate ha un bunker. E Lenny non se lo immagina. Forse. Andiamo, le date un po' troppo credito. Capito, ma Lenny è pericolosa e... che possiamo farci? Lenny va combattuta, Lenny Kravitz. No, scherzo. Quante canzoni sto raccogliendo? Un botto. Sorry. Turbo. Bello è perché non mi ricordo che gioco fosse, che se tu eri troppo vicino alla macchina precedentemente ordinata, non te ne facevo ordinare una nuova. Penso fosse GTA, ma non ne sono sicuro. Alien contro Predator? Questa domanda non ha alcun senso. Insomma, gli alien usano i Predator come utero esterno per preservare la loro specie. E i Predator, vengono da un mondo dove caci o muori. Hanno bisogno degli alien per diventare guerrieri scelti. È un cazzo di ecosistema dove nessuno vince davvero. Ok, lasciando perdere la scienza, a livello ipotetico, in duello chi vince? Parliamo di Ridley Scott o Cameron? Preferisco i sequel, diciamo quelli. Marcus, è una questione complessa. Dovremmo parlarne con calma. Ma contro l'alien di Cameron... è più aggressivo, il Predator vince facile. È più progredito tecnologicamente, perciò sfrutta l'ambiente quando il nemico lo attacca. Bello che abbiamo dipinto tutto. Gli alien cacciano in branco. Ok, ok. Tutto col DedSec. Tutte le facciate nella missione verniciatura. Che bella missione che fu. Da due
alien usando la lancia degli Yautja. Ce ne vuole un terzo che gli si possa avvicinare. Ma se anche lo uccide, gli schizza addosso tutto il suo sangue corrosivo. Schizza addosso? Ho pensato male. Sorry. Bisogna inserire i dati in un algoritmo probabilistico. Ma hanno affrontato giudice, che è un vero duro. E Alien contro Batman? Anche Predator. E non dimenticare Superman e Batman contro Alien e Predator. Chi ha vinto? Non ricordo. Perché si è disconnesso l'audio così dal nulla? Vittoria a Predator. Sì? Illuminami. Predator ha sconfitto Archie. Cazzo, è vero. E Archie è in cima alla piramide alimentare. Credi che Predator sia più tipo da Betty o Veronica? Oh no, io dico da... Betty. Direi che mi hai convinto. Ci sto, Predator è il vincitore. Vaffanculo. Attenzione, possibili sospetti nelle vostre vicinanze. Sono scivolato. Chiave e poi Kiki. Possiamo tenere il bunker? Possiamo, possiamo. Però questa volta dovrai pulire tu. Mi fa sempre pulire. Cosa? Dobbiamo entrarci. Centrale, il sospetto è sparito, ma non ci arrendiamo. Aspetta, è sparito. Qual è il piano? E si fa così. Lenny ha bloccato per bene quella porta. C'è un piano B? Ok, ho qualcosa. C'è un condotto di scarico. Sodo. Lo troverò. Merda, hanno distrutto una delle nostre unità. E che ti aspettavi? Sì, Uber che mi scrive ordina cibo letteralmente alle 23:42 di sera. Tutto regolare. Va bene, allora qua non credo che ci sia la polizia, se non appunto i Sons of Ragnarok, da quel che ho capito. Sì. Tu intanto via dai coglioni. No, non ti ho fatto nulla, né a te né al tuo amico, per ora. Ok, buono, via. Cominciamo a fare le cose sul serio. Arrivando a massacrare quegli idioti. Tu intanto potresti... Scusa. Eccolo, qui, qui! Come mi hanno visto? Ma vaffanculo! Com'è possibile? Avvicinarmi un secondo. Acabaron con uno de los nuestros. Si fa così. Dobbiamo fare il culo a quel ficcanaso. T'ammizziamo di male. Meno male che si chiama silenziato il fucile. Meno male. Pensavate si chiamasse rumoroso. A volte non lo capisco sto gioco. A me la Watch Dogs 1 c'era un'arma silenziata, ma era un'arma silenziata. Punto. Chiamate i rinforzi, va. Godo. Se ne vanno. Mi lasciano tutto a me? Mani in alto, bene in vista. Godo, anche la polizia è intervenuta. Vabbè, io posso fare quello che devo fare, grazie. Vedi, la soluzione è molto semplice. Molto, molto semplice. Bello con le Crocs, Marcus. Sei un mito. Sono dentro. Ehi, puzza di birra e di piedi. Come di piedi? Mi sembra... qualcosa inerente a default. Micropenici, oddio, ci sono due neri, non so se sono tanto micropenici. Oh, ciao Lenny, sono in casa tua a fare un po' di casino.
Ok, me lo immaginavo che ci fosse da creare quello, vabbè. Vuole far saltare tutto quanto. Cosa? Cosa stiamo vedendo? Due, no, tre. Sembra cazzo. Forse... Sembra cazzo. Quindi non credo ci sia un ordine. Ma quanti nodi? Trova un'altra via d'uscita. Ehi, ehi! Devo concentrarmi. Ok, gli manca... questa... Vaffanculo Lenny Kravitz. Non bestemmiamo, grazie. C'ho 4 minuti per risolvere questo enigma qui. Enigma. Allora, con tutti quelli che abbiamo risolto, credo che ci si possa fare. Può fare bruttissimo, però dai, siamo ottimisti. Se no, non ci si leva mai le gambe. Sento troppa polizia, è questo il problema. Troppa polizia. Zia, affanculo. Tanto abbiamo sbloccato. L'importante è quello. Me l'ha resettato sta merda, capito? Finché non mi resetta. Quello centrale, siamo a posto. Vabbè. Lenny deve fare la stronza, capito? Stronza, vabbè. Dargli della femmina è un po' un eufemismo. Non ho idea di in cosa si identifichi questa fanciulla, onestamente. Ma a noi ci va bene lo stesso. L'importante è sconfiggerla. Manca l'ultimo. E dai, non mi crollare proprio adesso, Marcus. 3 minuti rimasti, cioè chiacchierando, poi il tempo non basta mai. Sì, adesso se lo gira. Dai, abbiamo fatto robe più complicate, tipo l'ultima missione di Watch Dogs 1. Parlo della storia principale, ovviamente. Dovremmo esserci, forse? Oh yes, baby. Godo. Guarda qui, pare che non scoppieranno. Non è ancora finita. Ah, sì, lo è. L'abbiamo sconfitta? O qualcuno che la vada a uccidere? No, Ma è andata a fuoco. No, è la tubatura, scherzo. I Duran Duran, cosa mi avete messo? Bellissimo. Ehi, Marcus. Ecco il nuovo hacker spazio. Non puzza neanche più di Primate ora. Abbiamo un nuovo... rifugio? Ho usato un po' di mai più bombe e... tac! Dai un'occhiata. Ok, ragazzi. 233.000. Stiamo... progredendo in una maniera veramente schifosa. Siamo a 2 milioni e passa di follower. Nuovo hacker spazio sbloccato. E direi che godo. Qua che abbiamo? Sotto controllo. Sarà la prossima. Però abbiamo anche delle missioni secondarie e delle missioni DLC. Che andremo a fare tutto quanto, ragazzi. Non vi preoccupate. Intanto like al video, iscrizione al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Però prima voglio fare una cosa. Voglio chiudere un attimo questa cosa. Cioè chiudere in realtà no, perché ho solo 21 punti, però... questa cosa delle abilità. Il problema è che non so cosa sbloccare. Che è un diversivo? Che può essere ottimo su diversivo. Per 6 punti si può fare, dai. Vabbè, sconto. Ci sta. Abbiamo 7 punti rimasti. Giusto questi. Hack veicoli. Tutte le auto nell'area, sì. E qua ci sarà lo sconto. Hack veicoli. Sì, va bene. Ok. Grazie ragazzi. Like al video, iscrizione al canale. Ci vediamo per 900...
11 dollari, che sarà dollars 991 sarebbe, sarà la prossima missione. Grazie ragazzi, ci vediamo.